Chiaramente salutiamo subito con calore il professor Udolin che presiede questo congresso. I congressi nostri gli fanno un gran bene. Particolarmente padre Danilo Salese, senza cui attività, spirito, amicizia, abilità e professionalità, l'organizzazione del congresso non sarebbe stata possibile. E un applauso naturalmente. Lui con la comunità San Francesco di Monselice e con i suoi confratelli Luciano Massarotto, che è qui con noi, Emino Angelini, ha fatto un grande lavoro tecnico, promozionale e professionale nella preparazione del congresso. È con grande gratitudine che ringrazio e saluto la comunità francescana d'Assisi che ci ospita già per la terza volta in questo ambiente eccezionale. Saluto tutti i membri e le famiglie dei club degli alcolisti in trattamento italiani con il presidente Luciano Floramo e tutti gli amici, le famiglie ed altre persone che hanno scelto di essere con noi durante il congresso. Un grazie particolare all'Arcat Umbria con il presidente Bruno Mohorovic per tutto quello che stanno facendo per i congressi di Assisi. Mohorovic non può essere oggi con noi, verrà domani e parlerà domani e dopodomani. Lo stesso vale per tutti gli altri organizzatori e coorganizzatori. Io devo personalmente ringraziare i club degli alcolisti in trattamento di Trentino, perché quando mi sentivo molto molto male, non che mi sento molto molto bene adesso, mi hanno sostenuto in maniera meravigliosa. Mi hanno inviato un mucchio di cartoline, ogni famiglia credo mi ha inviato una cartolina, li ringrazio molto. Mi piace che dopo un tempo prolungato sia presente di nuovo con i club degli alcolisti in trattamento italiani un gruppo di una ventina di membri dei club degli alcolisti in trattamento dalla Croazia e li saluto in nome di tutti voi. Ringrazio tutti quelli che hanno offerto con loro aiuto la possibilità ai club croati di essere presenti al congresso di Assisi. Permettetemi di salutare i miei croati in croato. Dragi predstavnici hrvatski klubova liječenih alkoholičara, neobično mi je drago da vas mogu pozdraviti nakon dužeg vremena na jednom od internacionalnih kongresa organiziranih ovdje u Assisiju. I zahvaljujem svima onima koji su na bilo koji način sa hrvatske i italijanske strane omogućili ovaj susret koji će, nadam se, biti samo prvi od mnogih koji ćemo slijediti. Posebno bih htio pozdraviti i zahvaliti na radu dr. Mariji Turk-Gucci i njenim suradnicima koji su svojim radom omogućili da se klubovi u Slatini održe i u vrijeme najgore agresije na Hrvatsku. Htio bih pozdraviti gradonačelnika Slatine, koji je ne samo pomogao ovaj susret, sto salutando il sindaco della città di Slatina che ha accompagnato questi. Nego mu se i sam pridružio. Ovaj kongres će otvoriti i govoriti o miru koji nam je najpotrebniji u drugom mileniju, pa se nadam da ćemo i mi Hrvati pridonijeti stvaranju preduvjeta za mir s obzirom na naša tragična iskustva. Parlo della necessità della pace, da noi Croati possiamo eventualmente dalle nostre esperienze tragiche a portare alla pace. Sastanak u Assisiju treba sa hrvatske strane koristiti za uspostavljanje i nastavljanje već tradicionalno dobrih prijateljskih odnosa sa talijanskim klubovima liječenih alkoholičara, propongo na
collaborazione migliore fra i club croati e i club italiani. Senza la disponibilità dei moderatori e membri delle tavole rotonde previste, il congresso non poteva essere organizzato ed è un nostro dovere di ringraziarli. Grazie a tutti i presenti di aver accettato l'invito e di aversi trovato in un gran numero ad Assisi. Domani e dopodomani ci sarà. Il congresso è organizzato per le famiglie e per gli operatori e servitori nei club nei programmi ecologici sociali per i problemi alcol correlati e complessi nelle comunità, aperto anche a tutti quelli che si interessano dei problemi che saranno discussi al congresso e che come i club vorrebbero prendere parte della preparazione per i programmi di pace del terzo millennio. Allora io propongo i programmi di pace per terzo millennio. Trovarsi in grande numero per la terza volta annualmente nella città del poverello del Dio dimostra l'interesse per la... Si radunano ogni settimana. Francesco del Vangelo aveva una predilezione particolare per la pagina della lavanda dei piedi e la pagina del buon samaritano. E certo, nessuno resta indifferente nella nostra società, avere parole che non lasciano indifferenti è già un segno positivo, almeno culturale. Ogni epoca, difatti, e ogni generazione ha le sue preoccupazioni, che si esprimono in parole e concetti chiave, programmatici, tesi a dare una risposta ai problemi, alle situazioni e alle urgenze del momento. Ai nostri giorni poche parole vengono ripetute così di frequente come ecologia, ecologismo, ecologico, protezionista o ambientalista, producendo in molti simpatia, ammirazione e interesse, in non pochi curiosità, preoccupazioni e sconcerto e in tanti stanchezza, noia, disprezzo o ironia. Certamente nessuno resta indifferente e nella nostra società avere parole che non lasciano indifferenti a testimoniare un modo specifico di essere e di agire che può essere riassunto nel modo seguente. E quando adesso in queste due paginette parlo il francescano, ecco, vi pregherei di non pensare solo al frate, ma ciascuno di noi, proprio perché convenuti ad Assisi, e direi per un congresso che si ispira alla spiritualità, al servizio di Francesco, io amo considerarvi così e chiamarvi francescani. Quindi quando dirò il francescano è una persona che accetta se stessa, ecco, non pensate solo al frate, sarebbe molto comodo, a ognuno, perché vi chiamo e siete francescani. Non occorre portare un abito, ma l'importante della vita, nel servizio, nella serenità, nell'ottimismo, nella gioia, nel servizio. Quindi il francescano non è perché uno porta una tonaca, ma perché lo si vive questo spirito di Francesco. Il francescano è una persona che accetta se stessa. E nel fatto psicologico di accettarsi e di dire di sì al proprio io, si apre alle sue possibilità per e dare questo piccolo segno, ma che esprime tanto affetto, tanta riconoscenza e certamente anche la nostra preghiera.
Se vedete la composizione di questo diploma, c'è lo stemma di Assisi che porta, è una basilica papale che dipende dal Santo Padre, e quindi c'è lo stemma proprio pontificio. Poi l'immagine della basilica di Assisi, e come segno anche San Francesco e il Cantico delle Creature. Il testo dice così, anzitutto in latino si può anche dire, tanto è Sacrosanta Patriarcalis Basilica Assisiensis, Santi Francisci Ordinis Minorum Caput et Mater. Dalla tomba di San Francesco, i frati minori conventuali, al professor Vladimir Udolin, con gratitudine colma di letizia e di speranza, augurano pace e bene. Io dovrei anche ringraziare tante altre persone, mi permettete una parola anche di affetto fraterno a padre Danilo, però anch'io la devo fare, voi l'avete fatta, però la devo fare anch'io. Ringrazio profondamente al padre Berettoni e alla comunità per questo riconoscimento e per questo riconoscimento che ho ricevuto, che è bellissimo. Vi saluto di nuovo tutti i francescani adesso, dopo la sua intervento. Allora a tutti i francescani, e adesso chiederò a un numero di persone di salutare questa riunione. Due minuti per saluto, perché siamo un po' stretti con il tempo e poi parleranno durante le tavole rotonde. Il primo a salutarci, Luciano Floramo, presidente dell'associazione. Nel saluto mi sono adottato alcuni punti che saranno motivo di riflessione per questi giorni, almeno per me. L'impatto con la multidimensionalità della sofferenza, lo stato di disagio, il senso della pace, l'attesa della speranza che si concreta nel nostro lavoro. Si dice che chi semina nelle lacrime raccoglierà nella gioia. E se la poesia batte alla porta, perché c'è anche la poesia di Francesco, c'è anche l'arte, la bellezza si va avanti. E ci dice che i rappresentanti della Croazia, soprattutto i rappresentanti di Zagabria, dove ho conosciuto i primi amici fra gli alcolismi. Ho iniziato con loro, ho continuato con tutti voi e spero in una comunità di pace, di solidarietà, di continuare per tanti anni ancora e di rivederci sempre più spesso e sempre più numerosi. Signori, grazie. E non dobbiamo dimenticare neanche il signor Pitaco, che perché nella casa di signor Pitaco noi nel... nella loro casa noi abbiamo aperto il primo club degli alcolisti in trattamento, del quale club io ero servitore, come si direbbe oggi, Francesca. E adesso bisogna cambiare la terminologia. Allora adesso penso sarebbe bene che dottoressa Cucci e il sindaco della Slatina ci salutassero in una maniera molto breve. Sindaco da Gradonaceli, Slatine, nel Cadone di Stordi.
Dottoressa Cucci ha continuato a lavorare anche durante questa aggressione alla Croazia con delle cose terribili che sono accadute là. Qualcuno era con me a visitare quello che è capitato là, è distrutta una delle più vecchie chiese croate là, completamente uccisa tanta gente, eccetera eccetera, ma la dottoressa ha continuato a lavorare durante tutta la guerra e dai, non so, 15 club, credo che erano in questa piccola cittadina prima della guerra, lavorano adesso ancora 11, molti degli alcolisti sono stati uccisi, molti naturalmente si trovano in tutto il mondo. Srdečno vas pozdravljam, sudionike trećeg kongresa antropološke spiritualnosti i socijalne ekologije. U ime naše male delegacije od 20 ovdje nazočnih iz naše lijepe domovine Hrvatske. Također vam izručujem srdečne pozdrave u ime naših 11 klubova liječenih alkoholičara sa naše općine Slatina, jedne male susjedne općine Donji Miholjac i Zagreba. Profesor me je predstavio da se zove Marija Kući, da sam liječnica i da se u svoj posao već 20 godina bavim alkoholom i drugim izazvanim problemima na svojoj općini. Ovdje se nalazim zajedno sa mojim suradnicima, medicinskim sestrama, socijalnim radnikom, psihologom i našim članovima klubova liječenih alkoholičara. Ovdje je i gradonačelnik našeg grada, gospodin Ivan Levar, tajnik Crvenog križa Slatine, te predstavnica radiopostaje Slatina. Dolazimo iz zapadnoslavonske općine Slatine iz Hrvatske, koja je prije domovinskog rata 1991. godine imala 32 tisuće stanovnika. Naš kraj je veoma bogat grožđem, voćem i drugim proizvodima, pa je naravno proizvodnja i potrošnja alkohola velika, pa se i razvijaju veliki alkoholom i drugim problemi i poremećaj. U svom radu slijedimo stručno-znanstveni pravac tzv. Zagrebačke alkohološke škole sa klinike za psihijatriju, alkoholizam i druge ovisnosti kliničke bolnice Sestara Milosrdnica iz Zagreba, a kojeg je utemeljitelj cijenjeni i dragi profesor dr. Vladimir Hudolin, pa smo mi na općini i razvili teritorijalni program i teritorijalnu mrežu na suzbijanju alkoholom izazvanih poremećaja. Prije rata mi smo imali 19 klubova liječenih alkoholičara, a nakon rata, zbog svih ratnih događanja, smanjenja stanovnika, ostalo je 11 klubova. Svi skupa poslije rata radimo u vrlo teškim uvjetima i ljudi veoma pate. U naše klubove primamo i obitelji koje imaju i druge duševne probleme i kompleksne poremećaje, te surađujemo sa izbjeglicima i prognanicima. Surađujemo sa svim društvenim strukturama koje nam pomažu u tom humanom radu, a posebno sa Domom zdravlja kao zdravstvom, Crvenim križom, poglavarstvom grada Slatine. U našim programima kontinuirano zbrinjavamo oko 120 obitelji, a kroz naše programe je prošlo tijekom 20 godina preko 900 ljudi koji su zatražili pomoć, a alkoholom izazvanim i drugim problemima i poremećajima. Na tim programima radi više profesionalnih i paraprofesionalnih kadrova koji su pod vodstvom profesora dr. Vladimira Hudolina prošli edukativne tečaje. Naši klubovi su već surađivali sa klubovima iz Italije, pa nas je tako posjetila ljetna Evropska škola alkohologije iz Italije 1989. godine na čelu sa gospodinom Pitakom. A želje nam je da i nadalje surađujemo sa klubovima iz Italije. Zahvaljujemo domaćinima, posebno gospodinu Danilu Salezeu, te profesoru Vladimiru i Višnji Hudolin za gostoprimstvo i boravak
u ovom prekrasnom gradu Asisiju i središtu, za koji smo uvjereni da će nam proširiti vidike i spoznaje te doprinijeti daljem rastu i sazrijevanju. Pohranit ćemo ga u sjećanju kao nezaboravni doživljaj. Još jednom hvala svima i doviđenja. Qualcuno proprio pensa di esplodere se non dicesse qualche parola, allora lasciamola dire. Suor Sandra, forse lei vuole... Esplode? Esplode? Sì, sì che esplode. Che viene a dire il nome di tutti, è una persona molto molto cara. A questa grande assemblea, per cui non mi ero preparata a dire nulla, però dico solo questa cosa, che questo simposio, finale, congresso, è una cosa stupendamente bella, perché ci fa provare la fraternità universale, perché ci trova unita qualcosa di bello e di bene che insieme possiamo fare. Io auguro che questo bene sia continuato nel tempo. Questo concetto con la sua dinamica risulta, essendo tutto il tempo aperto alle nuove esperienze, dei risultati delle ricerche, ha cambiato recentemente più di quanto si potesse pensare a prima vista. Il congresso di Assisi ci dà la possibilità di parlare di questi cambiamenti con le famiglie dei clero di tutta Italia e dagli altri paesi presenti al congresso. I cambiamenti nel sistema sono molto veloci. Nei programmi per i problemi alcol-correlati e complessi e particolarmente nei clero degli alcolisti in trattamento stiamo parlando regolarmente da quasi 5 anni della spiritualità antropologica ed ecologia sociale. Nonostante i grandi interessi che tali discussioni abbiano suscitato, si troviamo ancora nella fase di ricerca di un ulteriore sviluppo della metodologia pratica del lavoro quando si tratta dei problemi antropospirituali, della terminologia e di una chiarificazione dei concetti stessi. Il concetto ecologico-sociale vede il controllo dei problemi alcol-correlati e complessi come parte della protezione e promozione della salute, cercando di facilitare lo sviluppo di una migliore qualità di vita nelle comunità territoriali. Questo significa guardare l'uomo e la sua famiglia nella loro complessità e cercando di evitare la dicotomia artificiale che da una parte vede problemi somatici e dall'altra le caratteristiche spirituali umane, da una parte la qualità economica materiale e dall'altra parte la qualità spirituale umana. Tale divisione non può essere fatta. Tutte le teorie mediche e psicosomatiche che hanno provato di spiegare tale divisione, basandosi sui concetti somatici, non sono riuscite e non possono trovare la spiegazione dei problemi spirituali come parte di un disturbo somatico. Questo si vede in maniera più chiara nella psichiatria e psicologia, nonostante che già nel loro nome sia inclusa la psiche, l'anima, la mente umana, si parla perfino delle malattie mentali. Esse cercano risposte somatiche, tralasciando la possibilità di una ricerca della spiritualità umana, la quale, non essendo misurabile o osservabile, secondo i criteri scientifici odierni, non è ammessa nell'ambito della ricerca scientifica. Come si può misurare l'amicizia, l'amore, la compartecipazione? E, naturalmente, come si può misurare la spiritualità, la giustizia sociale? E purtroppo tutto questo è importantissimo per l'uomo e deve essere ricercato scientificamente. Una chiarificazione ulteriore di tali problemi può eventualmente uscire
dalle discussioni, dalle tavole rotonde che sono previste durante il congresso. La famiglia entra nel club per i problemi alcol correlati al vizio e non pensa a tutto il resto delle sofferenze che li accompagnano. Il club, con un operatore o servitore inserito, introducendo l'empatia positiva, introduce il cambiamento necessario, una crescita e maturazione antropospirituale umana delle famiglie e degli operatori. Da quel momento non si può più parlare solo dei problemi alcol correlati, ma di una complessità della sofferenza nella quale un posto tutto particolare dovrebbe avere l'approccio antropospirituale che vede la spiritualità antropologica come un insieme della cultura sociale umana. I problemi che si trovano dalle famiglie nei club sono sempre multidimensionali. Si parla anche di un'ecologia sociale, la quale ha nel centro dell'interesse l'uomo, la sua famiglia, la loro comunità e la loro interdipendenza con tutto il creato che li circonda. Sia nel club, sia nella famiglia e nella comunità bisogna sviluppare tali condizioni di vita da garantire ad ognuno il proprio posto nella comunità e nelle comunicazioni di interazione, nonostante la diversità, da dare ad ognuno la possibilità di una crescita culturale, spirituale e antropologica, in altre parole una migliore qualità di vita. Questo non significa di introdurre una qualsiasi ideologia politica, religiosa o altra, o un appiattimento del comportamento. Bisogna proteggere la libertà. L'introduzione di una terminologia chiara e precisa potrebbe aiutare lo sviluppo ulteriore in senso descritto, ma questo non è facile, nonostante sia stata discussa durante i congressi del 93-94 e durante le formazioni ed aggiornamento delle famiglie dei club, delle famiglie delle comunità locali e durante la formazione e l'aggiornamento degli operatori o servitori. Nonostante le discussioni nella letteratura sulla necessità di revisione della terminologia, l'introduzione dei cambiamenti risveglia la resistenza, perché con passare del tempo si è sviluppato un vocabolario nella lingua comune parlata che veniva accettato anche nel linguaggio professionale e non è facile adesso abbandonarlo. Basta elencare un numero dei termini nel corrente uso poco chiari per dimostrarlo, termini che difendono sia professionisti sia le famiglie. Fra questi termini sono alcolismo, alcolista, dipendenza, astinenza, cura, terapeuta, operatore, servitore, uso, abuso, spiritualità e molti altri. Naturalmente che tutti questi non hanno un senso preciso. L'introduzione della terminologia adeguata è necessaria se si vuole introdurre una comprensione e conseguentemente scegliere i migliori aspetti di un approccio pratico. Il termine alcolismo come diagnosi di una malattia o di un disturbo viene ancora usato, nonostante oggi sia chiaro che una definizione comprensibile del problema che si nasconde sotto questo termine non esiste. Sarebbe meglio parlare dei problemi alcol correlati, che sono molti, tanti quanti individui o le famiglie con un tale problema. Una ulteriore complicazione nasce dal fatto che un isolato problema alcol correlato non esiste, ma viene sempre combinato con altri sintomi e difficoltà. Tra i problemi spesso aggregati alle sofferenze alcol correlate, i più conosciuti sono una combinazione con l'uso delle altre sostanze, con i disagi psichici, con vari problemi comportamentali, primari o secondari, con i problemi spirituali, esistenziali, eccetera. Molte volte non è il problema alcol correlato che produce la maggioranza delle difficoltà, ma è il più visibile. E adesso molte volte si chiede uno nei club, eccetera, se il termine alcolismo, se alcolismo non può essere definito, se noi pensiamo che l'alcolismo sia uno stile di vita, se il termine
alcolismo dovrebbe essere ritenuto o no. Naturalmente quando noi parliamo dell'alcolismo, in altre parole noi parliamo di una malattia come se esistesse la definizione chiara di questa malattia e come esistesse la terapia di questa malattia. Ma noi sappiamo che una definizione dell'alcolismo chiara, scientifica, non esiste, e noi sappiamo, perché l'alcolismo per noi è una relazione tra me, tra una persona, una famiglia e la bevita alcolica, e noi sappiamo che non esiste una terapia nel senso tradizionale. I problemi alcol correlati fanno un insieme con altre sofferenze dell'individuo e della famiglia e richiedono un approccio complessivo. Si parla dei problemi e delle sofferenze multidimensionali. Nel trattamento non si tratta solo dell'astinenza come viene molte volte immaginato. Sì, senza astinenza non si può immaginare il cambiamento, la crescita e la maturazione, ma dall'altra parte con la sola astinenza questo non può essere ottenuto. Invece di parlare della terapia, trattamento eccetera, si potrebbe parlare del cambiamento, della crescita, della maturazione. Dipendenza è un'altra parola con molti significati, senza una chiarezza scientifica. Ultimamente viene usata per le persone che usano sostanze psicoattive, che hanno problemi alcol correlati, che consumano droghe illegali o che sono strettamente legati alle persone, situazioni e comportamenti vari. Dipendenza dal cioccolato molte volte viene. Così per esempio l'alcol dipendenza viene usata come sinonimo per l'alcolismo. Come il termine alcolismo in sé non è chiaro, ancora meno è la dipendenza alcolica. Parecchi parlano anche della dipendenza dal club, si mischia tutto. Il termine dipendenza diventa così ancora più incomprensibile. Io uso la parola dipendenza eccezionalmente perché non so che cosa significa dal punto di vista professionale e scientifico. Non so se significa un problema somatico, un problema psicologico o antropospirituale, socioculturale. Anche nella letteratura esiste una tendenza a discutere sempre più della terminologia alcolologica, incluso la dipendenza. Nei club degli alcolisti in trattamento e fra gli operatori, nei programmi per i problemi alcol correlati e complessi, il termine alcolista provoca ultimamente molte discussioni, e specialmente quando si tratta dell'alcolista in trattamento, vuol dire del membro del club, perché tutti quegli altri sono usatori, ma non sono alcolisti. Molte volte nascono le domande se il concetto ecologico sociale vede l'alcolismo uno stile di vita, e non una malattia, perché parlare degli alcolisti se si tratta dello stile di vita? Perché chiamare la persona con un problema alcol correlato alcolista? Storicamente l'alcolista è stato descritto nella letteratura professionale nella metà del XIX secolo, poi più tardi gli alcolisti anonimi nel 35 hanno accettato che l'alcolismo è malattia, hanno adottato questo termine. Noi abbiamo inventato l'alcolista nel trattamento per distinguerlo da un alcolista che di solito significava qualcosa, peggiore. Allora, nel frattempo il termine alcolista in trattamento è stato accettato, non produce più un'alienazione nella società, non produce una emarginazione, perché questo era il pericolo, delle società. Gli alcolisti in trattamento sono accettati, noi abbiamo qua dei sindaci o ex-sindaci o sindaci che sono presenti con gli alcolisti, uno mai non sa se sono alcolisti, così si coprono un po' entrando fra di noi. Allora, vedete, abbiamo delle suore, abbiamo dei sacerdoti tutti. Allora, vedete, è accettato. E come noi nel frattempo non abbiamo trovato un altro termine,
per l'alcolista io consiglio di ritenerlo l'alcolista nel trattamento finché non si trova una espressione migliore, perché altrimenti potrebbe essere, lasciare questo termine, potrebbe essere una fuga nell'anonimato, eccetera, che non ci serve. L'astinenza è un'altra parola che ultimamente può causare ambiguità nei programmi, per i problemi alcol correlati e complessi, e dovrebbe essere usata con prudenza. Naturalmente io sto abbreviando un po' quello che ho scritto, ma sarà scritto tutto in esteso negli atti. Col tempo molti la usano come sinonimo della cura riuscita, perché si pensa se uno si astiene allora è una cura riuscita. Astenersi significa di solito un sacrificio, abbandonare una sostanza utile, e sembra che solamente gli alcolisti in trattamento dovrebbero astenersi. Invece i bevitori cosiddetti normali e moderati si astengano secondo questa ottica solamente in situazioni specifiche, quando si sacrificano per qualche cosa, per esempio a causa di una loro malattia o per un altro scopo. E questo non è giusto, naturalmente. Così molte volte si pensa che la famiglia del club diventa astinente sacrificandosi per il membro che si trova nel trattamento per un problema alcol correlato. O alcolismo, potete. Il club dovrebbe invece offrire la possibilità all'individuo e alla famiglia di una crescita e maturazione, e questo non significa sacrificare. Gledajte, naš je zadatak da bez nekog posebnog voditelja izvana, znači da govorimo o tome što smo doživjeli i što smo vidjeli od kako smo stigli u Assisi. Dakle, mi smo sudionici trećeg kongresa antropološke duhovnosti i socijalne ekologije, sveobuhvatnih tegoba na prekretnici drugog tisućljeća, gdje se trebamo pripremiti za prelazak drugog u treći milenij. Organizator ovog našeg kongresa je Europski studijski centar Sveto Franje za probleme alkoholom i drogom i srodnim sredstvima izazvanim problemima. I organizator je zajednica Svetog Franje iz Monselića, čiji je naravno predsjednik profesor Isto tako, inicijator ovog kongresa je takozvana inicijativa za pravednost, mir i zaštitu okolišta Franjevaca konventualaca iz Padova. Suorganizatori ovog kongresa jesu Talijansko udruženje klubova liječenih alkoholičara, Viša škola za socijalnu djelatnost iz Trsta, Evropska škola za alkohol i ekološku psihijatriju iz Trsta i projekt Zdravi gradovi. Ne treba. Događaj. Profesor Kudolin drži ugodni govor, posebno pozdravlja nas iz Hrvatske i Slatine. Ispred reda Franjevaca pozdravlja nas pater Beretoni. On kaže da je profesor Vladimir Kudolin Franjevac u srcu. On govori o socijalnoj ekologiji, da nitko u društvu nije ravnodušan na patnje izazvane alkoholom i drugim sredstvima, a naročito ta iskustva zanimaju red Svetog Franje. Oni žele kako doživljavamo i da smo evo svi zahvaljujući mnogi svoje apstinenciji doživjeli trenutak da će ući u treći milenij. Mislim da je ta poruka da su doživjeli tu prekretnicu, da su doživjeli doba koje se pretpostavlja, da koje se priprema i ovaj skup svojim djelatnostima, smanjenju potrošnje alkohola za 20%, koje je sveopća evropska, jer je čak možda svjetska tendencija, na taj način se našim sudjelovanjem, doduše skromnim zbog... Poremećaj vrlo rijetko sami za sebe kod nekoga prisutni i da su samo oni problem jedne osobe, ne
nego da zapravo većinom se radi o multidimenzionalnim poremećajima, a to znači ovi lica koji su donijeli sve svoje probleme i nove još razvili nakon rata i ima zapravo puno ljudi kojima je potrebna pomoć ili ljudi u nevolji, u patnji, kako bi ih nazvali. Bio sam normalan potrošač, recimo do 25. godine života ja nikad nisam bio, ono što mi kažemo, ni malo munjen od alkohola i od organizma. Meni je pivo bilo užasno gorko. Ovo ostalo nekad sam znao da mi... Ovo što ja vidim na samom sebi, ovaj, mislim i u mom radu, loši stvari, pa sve to izbaciti. Pa će biti teško, znači neću na velike otpore, osobi do koje... A čekaj, čekaj, šta će biti? Šta ćeš ti sa svom sasvom? Kako misliš? Što ćeš ti ovo učiniti? Što ćeš ti ovo učiniti? Što će mene osobno? Jel te malo pati sad? Pa, ako hoću biti dosjedan i ovdje ostati s vama i raditi na tom projektu, onda moram biti kao primjer, onda sigurno da ne mogu jedna druga. A mi se nadamo da te pati. Kao što je rekao doktor i kolega, osjeća se jedna promjena u zraku ovdje. Šetajući sinoć ovim gradom, stvarno se osjetio jedan duhovni mir. Sviđa mi se to što smo ovdje nekako i mi sami, svi međusobno jednaki, ne osjeća se razlika doktor, medicinska sestra, pa i gradonačelnik naš, nekako smo svi isti, svi smo zaista prijatelji. Može biti još veći rezultati. Što se tiče ove aktivnosti u smanjenju alkohola, mislim da će to ići u smanjenju pijenja alkohola tih 25% na što se ide, da će to ići tek poslije prestanka rata. Sjećam i drago mi što se tu nalazim, a bilo bi mi još draže kad bi imali prevodilaca odmah direktno da čujemo, da razumijemo šta kaže, bolje ulili u srbi. Ne znam šta misliš. Nešto osjećaš, neku promjenu ipak, mislim kao što Ružica rekla. Ovdje se stvarno nešto događa, nešto se duhovno zbilja događa. Mislim, to na mene djeluje, jer to za mene nisu nove stvari, ali je jako puno novih. Jedan sasvim drugčiji pristup, jedan, ne znam, drugčiji razgovor sa drugim ljudima. I naročito mi je drago da, mislim, to djeluje na mene koje to nije tako novo. A naročito mi je drago da je Vlatka to tako djeluje. I na ljude koji prije, ne samo na njega, nego na ljude koji prije nisu imali veze s takvim stvarima. I ako smo dobili, ako Vlatko ispriča desetorici ljudi, pa oni smanje potrošnju alkohola, Mislim da ćemo u uvjetima naše lokalne zajednice, male jedne takve silno učmale sredine, zamislite, svaki od nas će svojoj obitelji ispričati gdje je bio i šta je doživio. Pa svojima na radnom mjestu će ispričati gdje je bio, gdje je, šta je doživio. To će zabrujati jedan drugčiji Ne mogu reći stav, nije to, ali recimo nešto drugačije, nešto će se uzburkati. A ne možemo mi, utopija je pričati o smanjenju pijenja 25%. Možda počeli za koji dan, tu će se najvjerovatnije dati jedno pivo ili dva, možda i rakija ute, sad zavisi od našeg upravitelja kako ga budu ovi uspjeli. Obrlate, znaš, a tu su oni jako mudri i kaže, a šta jedno pivo, kaže, nije ništa, što je, ja nekaj reći. I pa ću pokušati ja, ovaj da. I mi kad smo to pokušali tamo kod nas u klubu, da govorimo o tome, šta je to zapravo duhovnost? Pa onda su se ljudi počeli smijati o tome, znaš šta, ko da sad mi golubove smo nekaj pustili unutra pa ćemo mi sad ići vatati, jel, okolo. I ja mislim da kod nas u krugovima treba tu temu namestniti, te duhovnosti i meli u to treće naše stoljeće, što kaže, tisućljeće, da uđemo, a da još ne znamo ni šta je to duhovnost, jel? Pa onda nas to bi možda i bila i sramota. A tako smo došli sa onoga kongresa s tim duhovnostima, pa smo to opet zatrštali tako da to više nije nigdje ni spominjano, jel? Ja mislim duhovnost za mene barem. Ako ja mogu, nije vreća da prenesem na njega i šta je znam to, da mu dam da on nosi dalje, jel? Duhovnost u nekoga mora unijeti, ali kako ga unijeti u nekoga ako i on neće primiti što kaže, ono znači da svaki mora u nekome, barem jedan onaj trun mora postojati nečega, jel, unutra.
te duhovnosti. Samo je znači treba probuditi, da ona proklija. A ja, nismo to pokušali kod nas i šta je znam, pa sam vidio da se ljudi to smiju od toga, znaš, pa sam onda i ja ušutio, više nisam ćeo ništa nikakva. Znači, moja klica je uvela, a nije da je proklijala, ne mi je uvela. Znači, to sam sad htio da kažem, mi stalno pričamo o toj duhovnosti, a niko ne zna šta je zapravo ta duhovnost, niko ju nije objasnio. I mi koji smo objašnjavali, onda se ljudi iz toga sprdaju, kažem ko da su ti ti duhovi neki koji lete, pa sad nije tvoji vatati. Pa se može prevesti u ljudsku dobrotu. A ljudska dobrota, eto, to je ono što kažemo. Dalje na Božić, mimo me izlazu iz krize teške da, kako da kažem nešto, da izgledi niste krize, uz moje prijatelje koje su mi, na primjer ćemo reći kao doktor, putem grupe. Grupe, prijatelji su mi pomogli jako puno kao u grupi, ali da nije bilo moje volje, mislim, to je ta duhovnost. I moje duha našlo da ne bi bilo nikakvog uspjeha. Dobro. Jer ja sam ipak, kažem, 14 godina. To je ta duhovna odluka. Da, to je moja duhovna bila odluka da ja to prezdu. Evo, ja sam bila već na Pivni, bila sam na prvi kongresu u Italiji i sad sam, mislim, a ovo što sam sada, kao lično sad, danas i jučer kad smo došli vamo i danas, ovo mi nešto posebno mi nešto znači u životu, ne znam kako, mislim, to ne možem nikome reći kako se ja osjećam, ne možem to nikome prenijeti, mislim, moj osjećaj. Jako, jako malo ima stari ljudi, to je sve mladi ljudi. Znači, vi ćete ući u treći mileniji drugačije, duhom produhovljeni. Među ovim društvom. I mogu reći da prije, kad sam ja počeo da se liječim, nije se vodilo toliko računa o tom nesretniku koji je sklon alkoholu. Doći sad vidim veliku promjenu, sad se jako puno vodi računa. I o smanjenju alkohola i o tom. Situacije u kojima živimo, a pogotovo zbog posla kojim se ja bavim. Žao mi je da nemam više vremena provesti s vama, ali mi je zaista drago i veliko zadovoljstvo da ću se uključiti ove jeseni i u tečaj. Pogotovo što ovaj pristup o kome vi sad govorite, iako ja relativno malo znam o onom ranije, ali mislim da dovoljno poznajem elemente koji su bili, mislim da je onako po mom feelingu, po mom osjećaju i da mi je jako blizak, jer otprilike ja mislim da tako treba s ljudima kontaktirati. Radilo sasvim drugačijim djelatnostima, od nekakvih amaterskih, kazališnih i tako, ali mislim da prvo treba bazirati te odnose na prijateljstvu, na toj plemenitosti, dobroti, čovječnosti i da onda jednostavno neće dalje pucati te veze koje zaista su popucale među ljudima i rijetko gdje se uopće susreću da postoje u nekim grupama. Ljudi su okupljeni oko različitih projekata ili rade zajedno ili su okupljeni oko zajedničkih projekata gdje idu, dobrovoljno se uključuju u različite udruge zbog nekih interesa, ali nema te lijepe komunikacije kakva postoji kod vas. To je zasigurno najviše treba biti, ne znam, zahvalan ljudima koji su stručni, koji se time bave, koji su se tome puno posvetili, pa su eto tali, ali sami tragali i tražili te putove. Hvala vam lijepa i snimatelj sam vam bila prvi put, zadnji put i nikad više. Sljedeći put molim neku drugu zadrženju. Di sentirsi, mettersi proprio in sintonia fra tutti rispetto al linguaggio utilizzato, no? Un linguaggio qualcuno ha definito tecnico, per cui non di farlo che abbiamo definito, tra virgolette, il linguaggio del cuore. E questo linguaggio l'ho visto proprio perché il linguaggio era un linguaggio comune, alla fine ci aveva avvicinato, ci aveva unito. E quindi sembrava un po' un controsenso, semmai sarà la scienza che dovrà pensarci. E allora per noi misurare che cosa vuol dire? È costruire un atteggiamento nuovo, per dare spazio e voce alla dimensione spirituale che già esiste in ogni persona, quindi che già esiste nel club, in ogni famiglia e nella comunità. C'è qualcos'altro che ci dico da dire?
a misurare la... facciamo e ci mettiamo sempre in discussione. E le parole se sono poi quel veicolo che servono a metterci in comunicazione gli uni con gli altri e avere la stessa visione dei problemi per poi evidentemente accomunarci. Perché in molti casi usiamo sempre delle parole che poi sembra che dicono hanno lo stesso significato, ma in fondo ognuno di noi può interpretarle in un modo che portano ad agire in un modo diverso se non abbiamo colto tutti lo stesso significato. Può darsi che abbiamo sbagliato, però in fondo ci sembrava proprio che questo aprisse un varco ancora più vasto rispetto alla parola accettazione, che poi portava ancora la parola accoglienza a dire che il passo successivo poteva essere la comprensione, e quindi questo dava ancora un respiro più ampio. In conclusione, quindi, per evitare proprio di essere coloro che pensano sempre sul significato, che sembrava poi un modo per non uscire. Kao prvo, klubovi liječenih alkoholičara rade neovisno od bilo kakvih utjecaja političkih, nacionalnih i vjerskih. Znači, to je nama jako važno u našem radu, također da klubovi budu bez... Drugo, predlaže se nastavak suradnje između klubova liječenih alkoholičara Italije i Hrvatske, još bolje nego do sada. Treće, zbog stanja i oduzimanja trećine teritorija Hrvatske agresijom Srba, mnogi klubovi liječenih alkoholičara nisu mogli nastaviti radom. Trenutno u Hrvatskoj radi oko 150 klubova liječenih alkoholičara, dakle daleko manje nego prije rata. Četvrto, treba pojačati rad u klubovima liječenih alkoholičara s prognanima, izbjeglicama i njihove teškoće koje su velike, moraju biti uključene u program multidimenzionalnosti. Moram reći da i na današnjoj grupi ovdje jedan prognanik. Peto, s aspekta antropološke spiritualnosti, osnov današnje kulture je opća kultura zdravlja, zbog toga treba uvesti i približiti antropološko-spiritualnu i ekološku-socijalnu praksu u klubove liječenih alkoholičara. Naša grupa je također burno reagirala i diskutirala i dala i zaključak i dajemo prijedlog i ponovno iniciramo da se profesora doktora Vladimira Hudolina predloži za Nobelovu nagradu za mir, pa molimo Kongres da usvoji ovaj prijedlog. Hvala. Credo che questa cooperazione fra i club italiani e i croati sarebbe bene entrasse nelle conclusioni del congresso, se voi siete d'accordo. E naturalmente la cooperazione con tutti gli altri club degli altri paesi. Non so. Sì, la seconda. Io no, la prima allora, là c'era qualche cosa che mi disturbava un po', credo che sia il problema della traduzione.
Guardate, qualsiasi influenza politica, religiosa e nazionale, io non direi influenza, ma dominazione. Noi parliamo della dominazione di una idea, ma che una mia idea religiosa, una mia idea nazionale, una mia idea politica può influenzare il lavoro, io credo di sì, che è anche positivo, ma non deve predominare, non deve essere dominante, allora ci blocca nello sviluppo, eccetera, eccetera. Non so se è quello che mi disturbava un po' qua. C'è qualcuno che vuole discutere? Ah sì, leggere. Se può leggere. Lega tutto perché è troppo lontano, non possono leggere. Il gruppo 2 ha parlato del club della comunità locale. La persona deve cambiare dentro il club, ma poi deve portare il proprio cambiamento nella comunità. Thank you.
Santa Maria di Stati. No, giù, giù, Thank you.
Još malo. Diplome su tu. Ko je bio dobar dobit će, ko nije neće. Dobro, i ko sad časti piće? Ko dobije diplome. Thank you.
Noi ćemo posebno čestitati i zahvaliti što se puno trudila, prevodila i umjesto nas tamo, da kažem, bila na vatrometini. Thank you.
10 dana. Grazie.